Ma al tempo Gian Pedroni incontra i sindaci del Tiguglio. Quest'oggi c'è stato il sopralluogo da parte dell'assessore a Sestri Levante, dove ha incontrato il sindaco della città dei Due Mari Valentino Aghio e il primo cittadino di Lavagna Gian Alberto Mangiante. Intanto firmato oggi lo stato di emergenza regionale, primo passo per accogliere le istanze dei comuni tigollini e del suo entroterra colpito ieri dal violento temporale. Firmato oggi lo stato di emergenza regionale, primo passo per accogliere le istanze dei comuni del Tiguglio e del suo entroterra colpito ieri dal violento temporale. Lo ha detto l'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Gianpedrone a Sestri Levante per un sopralluogo con il sindaco Valentino Aghio e con il primo cittadino di Lavagna Gian Alberto Mangiante sui luoghi dove il maltempo di ieri ha provocato danni e devastazioni. Per prima cosa stiamo seguendo le 60 persone che sono ancora fuori casa per gli eventi meteo di ieri, ha detto Gianpedrone. Siamo in contatto con i sindaci, i danni al momento non si possono quantificare, anche se, considerando tutte le zone colpite, potrebbe trattarsi di decine di milioni di euro. Da oggi i comuni potranno inviare le schede dei danni tenendo presente che i rimborsi possono riguardare strutture pubbliche, ma non ad esempio i parchi. E per i privati, a seguire la parte pubblica, ci saranno le attività produttive, l'agricoltura. I protocolli nazionali della protezione civile non comprendono i danni a privati, come ad esempio le centinaia di auto danneggiate. Qualche polemica sul fatto che l'allerta sia stato solo giallo, ovvero il grado più basso. Su questo punto bisogna essere chiari, ci sono due allerte gialle, una idrologica e una per i temporali, ed è quella che è stata emanata. Ha solo un grado in più, l'arancione, è determinata dalla durata dell'evento, non dall'intensità. Ieri il fortissimo temporale, conclude Gianpedrone, è durato solo 5 minuti e quindi era ad allerta gialla. 2 milioni di euro, è questa la cifra approssimativa dei danni subiti da Sestri Levante dopo il maltempo di ieri. Con i tecnici del comune e gli assessori, spiega il sindaco Valentino Aghio, abbiamo compiuto un sopralluogo per una prima verifica dei danni subiti a scuole, parchi, casa di riposo, illuminazione e la stima è di oltre 1 milione di euro. Poi ci sono i privati dagli albergatori ai balneari, ai commercianti, alle centinaia di cittadini e turisti che hanno avuto le loro automobili danneggiate. Quindi, conclude la prima cittadina della Bimare, la cifra potrebbe raddoppiare. L'ex sottosegretario alle infrastrutture Roberto Traversi sarà candidato capolista alla Camera per il Movimento 5 Stelle in Liguria. È il risultato delle parlamentari online degli iscritti al Movimento in vista delle elezioni politiche del 25 settembre, pubblicato sul sito internet del Movimento 5 Stelle. Con 555 voti raccolti, Traversi è risultato il candidato pentastellato più votato per i collegi plurinominali della Camera dei Deputati. Nato il 1 dicembre 1969 a Milano da genitori pugliesi, tra il 1978 e il 1979 Traversi è diventato cittadino ligure, prima residenza a Sestri Levante e dal 1986 chiavarese. C'è ancora tempo a Chiaveri per presentare le richieste relative alla concessione di spazi sportivi per le società cittadine per l'anno 2022-23. Come assessorato allo sport abbiamo valutato le istanze che sono pervenute per offrire a tutte le associazioni sportive le stesse possibilità di allenarsi in spazi adeguati e sicuri, spiegano l'assessore Gianluca Ratto e il consigliere incaricato allo sport Andrea Dagnino. Proprio come è accaduto per la squadra Under 16 del Rupinaro Sport, realtà che nell'ultimo anno è cresciuta tantissimo, arrivando a contare 170 ragazzi iscritti, che aveva necessità di individuare un campo da calcio per gli allenamenti del prossimo campionato. Abbiamo quindi deciso di mettere a loro disposizione quello di Colmata a Mare, 3 volte a settimana, in modo da accontentare i giovani calciatori
e le loro famiglie. È stata presentata oggi la nuova maglia che verrà indossata dai calciatori della Virtus Entella nella stagione 2022-2023. Nella maglia disegnata da Adidas per la quinta stagione consecutiva sponsor tecnico del club di Via Gastaldi sono state mantenute le tradizionali strisce dai colori bianco e celeste. Le principali novità si presentano nel retro della maglia in cui spiccano su sfondo bianco i numeri celesti impreziositi dal dettaglio del logo con il diavolo nero. Il nuovo sponsor YLab, primo incubatore sport tech italiano, completa la parte posteriore della casacca. Sul davanti confermati Duferco Energia e Autorighi, mentre sulla manica sinistra trova spazio Randstad. Il logo dell'Istituto Gaslini di Genova, eccellenza pediatrica nazionale con cui la Virtus Entella ha da anni un rapporto speciale, comparirà invece sui pantaloncini. La maglia biancoceleste va a completare con la maglia nera e quella arancione i kit gara ufficiali per questa stagione in Serie C. La Lega Nazionale Dilettanti ha diramato oggi pomeriggio i gironi di Serie D, il Sestri Levante, unica squadra del Tiguglio presente in quarta serie e nuovamente nel raggruppamento che vede insieme squadre liguri, piemontesi, lombarde e valdostane. Asti, Borgo Sesia, Bra, Casale, Castanese, Castellanzese, Chieri, Chisola, Dertona, Fezzanese, Fossano, Gozzano, Legnano, Ligorna, Pinerolo, Pondonas, Sanremese, Stresa e Vado. Questi gli avversari dei corsari. Reso noto anche il calendario, esodio in casa per i rossoblù che il prossimo 4 settembre riceveranno allo stadio Sivori la visita della Sanremese. La domenica successiva, l'11 settembre, il Sesto Levante sarà impegnato in trasferta contro il Legnano. DNA è un progetto d'arte fotografica che è stato inaugurato il 7 agosto al Palazzo Fasce Rosse di Sestri Levante, secondo piano, e sarà visitabile fino al 21 di agosto ogni giorno, mattino e pomeriggio, e nell'orario serale dalle 21.30 alle 23.30 del venerdì, sabato e domenica. In questo progetto, 5 fotografe hanno voluto analizzare l'immagine stereotipata che imprigiona in maniera conscia o inconscia la donna, rendendola schiava del giudizio e della regola sociale. Ognuna di noi ha creato uno stand, un set fotografico nel quale il visitatore potrà, oltre a vedere le immagini, avere anche un oggetto simbolo tangibile e toccabile che ne racconta in maniera più profonda la storia e l'interpretazione di ogni fotografa.
azienda agricola Le Mie Valli, Santo Stefano d'Aveto, in località Caselle 20. Siamo un'azienda di apicoltura, trattiamo principalmente prodotti derivanti dall'alveare, quindi miele, tre tipi di miele che si possono produrre in questa zona, quindi acacia, millefiori e castagno, confetture con miele, sempre con frutta di zona, quindi mele, prugne, ciliegie, lamponi, e poi caramelle al miele, propoli. Diciamo che quest'anno abbiamo optato per l'apertura di un punto vendita principalmente per dare un riferimento a tutte le persone che salgono in valle e che magari vogliono assaggiare un prodotto tipico del posto. Abbiamo quindi, si può dire, rischiato in un periodo forse non dei migliori, però siamo ottimisti e speriamo di andare avanti ovviamente nel tempo e negli anni, farci conoscere. Quindi vi aspettiamo qua a Caselle quando volete. Gli orari sono per adesso un po' limitati, però diciamo che se ci chiamate ai due numeri indicati magari da noi, se siamo vicini a casa, se siamo dagli alveari o dalle api, possiamo raggiungervi in poco tempo e quindi accontentare le vostre richieste. Partiamo adesso con agosto, qua con gli impianti di risalita Santo Stefano d'Aveto, i nostri rifugi. E gli impianti saranno aperti tutti i giorni fino al 28 di agosto. Vi aspettiamo per provare il nostro fresco, i nostri rifugi, i nostri menù direttamente di montagna, anche nel nuovo ristorante su al Monte Bue, con una vista mozzafiato sia sul Mar Ligure che sul lato piacentino emiliano. Speriamo che ci raggiungiate in molti, vediamo che comunque piace abbastanza, come sempre, venire a Santo Stefano d'Aveto a godersi un po' di fresco anche con questa calura estiva che ricopre sia la riviera che le zone del Piacentino. Speriamo che veniate a trovarci, noi siamo qua sempre disponibili e sorridenti con tutti fino a fine agosto. Ricordiamo a tutti di seguirci sulle nostre pagine social e sul nostro sito internet, sui quali troverete, sono sempre aggiornati sulle nostre iniziative, anche perché ci saranno cene e altri eventi presso i nostri rifugi.